Questi screen li ho fatti 3 mesi fa, consapevole che poi mi sarebbero serviti, perché io la puzza di bruciato e la puzza di merda l'ho sentita dalla prima conferenza stampa di Mazzarri. Chiunque può fare meglio di Garcia, che ha disastrato la squadra perfetta. Mi devo togliere un peso da qua che ho da 3 mesi. Cominciamo col video. Garcia è stato letteralmente crocifisso da tutta la tifoseria dello spaghetto a vongole e dai giornalisti come il carissimo Antonio Petrazzolo, mi dispiace. Io ero tuo fan da bambino, seguivo Napoli Magazine tutti i giorni, ma come si può definirsi competenti e uscirsene con queste cose e 3 mesi dopo essere letteralmente smerdati? Perché quelli come me che hanno sempre detto e creduto che il Napoli di Garcia non fosse altro che il continuo del Napoli di Spalletti delle ultime 11 partite della stagione, e 11 partite valgono un campionato, perché sono 33 punti. 33 punti in palio, e quel Napoli addirittura è stato peggio del Napoli di Garcia. Ma ve lo mostro! Di Garcia, ma ve lo mostro, ve lo vado a dimostrare con i semplici e freddi numeri, perché carta canta, non Marco Carta, perché Marco Carta purtroppo canta, è meglio che non canta, ma carta canta. E quindi vediamo la famosissima squadra perfetta di Spalletti, la famosissima squadra di campioni che non necessitava nessun ritocco, tanto avrebbe vinto per i prossimi 10 anni con l'autogestione. E voi siete giornalisti, porco! Ultime 11 partite di Spalletti dal famoso 4-0 subito contro il Milan nel periodo più importante, cioè quello della Champions League. Ve lo ricordate il periodo? Io sì, io sì, io mi scrivo tutto nel mio diario e quel periodo. Mamma mia, proprio qua, qua ce l'avevo, qua ce l'avevo. Undicesima partita prima della fine del campionato, 4-0 dal Milan. Quest'anno abbiamo perso 4-0 col Frosinone, con lo studioso, con Mazzarri, 4-0 con Frosinone, mamma mia. La squadra di campioni poi vince 2-1 con Lecce con l'autogol di Gallo, la squadra di campioni, perché altrimenti non avremmo vinto quella partita. Poi c'è lo 0-0 lo 0-0 col Verona, non riuscimmo a segnare, mi ricordo anche la traversa di Victor Osimhen, un po' come quest'anno, no? Ci va anche un po' tutto male quest'anno, a differenza dell'anno scorso. Poi c'è la partita contro la Juventus, 1-0, partita storica, vabbè, non la stiamo qui a raccontare. E poi vengono gli 1-1 con la Salernitana, la gioia scudetto rimandata. L'1-1 successivo con l'Udinese, la squadra di campioni, Quella partita un po' me la ricordo, un po' no, perché ero in mezzo alla strada a fare bordello. Però 1-1 con l'Udinese. E poi vinci 1-0 con la Fiorentina con rigore di Osimhen, altrimenti non l'avresti vinta quella partita. E intanto i punti vengono persi, e intanto il culo scassato è che dietro di noi le concorrenti non c'erano, perché questa è la grande verità, è che l'anno scorso le concorrenti, come quest'anno, Inter, Juventus, Milan, Bologna, Fiorentina, le concorrenti non c'erano. E in 11 partite, quei 33 punti, alla fine, sarebbero pesati tantissimo sul bilancio finale. Poi la squadra di campioni perde 2-0 col Monza, vince 3-1 con l'Inter, ma in una partita dove Di Lorenzo fa un Eurogol e poi Gaetano fa il 3-1 al 94esimo, ma praticamente solamente lui e Onana, e lasciamo stare. E poi le ultime due partite, pareggio col Bologna 2-2 e il 2-0 finale alla Sampdoria, festa in piazza, c'ero anche io e si lamentavano che non riuscivano a vedere il maxischermo perché sono troppo alto. E no, cara mia, sei tu che sei 1,40 m, che cazzo vuoi da me? Insomma, la squadra di campioni fa 19 punti in 11 partite, la media di 1,72 a partita, un po' poco per essere la famosissima squadra di campioni. 13 gol fatti in 11 partite, la media di 1,18 gol a partita. Interessante, interessante. Interessante così come sono i gol subiti, praticamente più di uno a partita, 12 gol in 11 partite. Il continuum poi durante l'estate, la squadra è perfetta, perché la devo cambiare? Vero ADL? Mi riferisco alla conferenza stampa di De Laurentiis, chiaramente, dove ha affermato che tanto sarebbe bastato chiunque sulla panchina per mandare avanti il Napoli di Spalletti. Un po' appunto quello che è stato detto negli screen che vi ho fatto vedere, no? Chiunque può fare meglio di Garcia, no? Perché tanti giocatori nostri sono dei campioni, no? L'autogestione, quella che c'era quando si vinceva 4-1 con l'Udinese e 4-0 con Lecce con Garcia. No, quelli sono i giocatori che hanno vinto. Poi quando le partite andavano male con Garcia, anche per demeriti di Garcia, no, ma chi le coppe le ha? No, 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 no,
i giocatori non c'entrano niente, colpa di Garcia. La coerenza, che deontologicamente parlando dovrebbe essere il fulcro della professione di un giornalista. Ma vabbè, ma lasciamo stare. E che succede quindi se paragoniamo questi numeri delle ultime 11 partite di Spalletti con le 12 partite di Garcia? Il disastrato Garcia, colui che ha distrutto la squadra di campioni. Vediamo un po'. Ovviamente io non conto le partite di coppa e conto solo quelle del campionato. Il Napoli di Garcia fa 21 punti in 12 partite, quindi la media punti è di 1,75. Interessante, il Napoli di Garcia fa più punti del Napoli di Spalletti, con una partita in più, chiaramente, però insomma siamo là, Non è che mo andiamo a cercare il pelo nell'uovo, che poi che schifo, pelo nell'uovo, ma che gallinè. Ma la cosa estremamente più interessante sono i gol fatti. 24 in 12 partite. La media di 2 gol a partita con Garcia. Nettamente quasi il doppio di quella che con Spalletti nelle ultime 11 partite. 1,18. Interessante, no? Perché che cosa significa il gol? Che mi rappresenta il gol? Il gol è quella linea sottile che c'è fra il vincere lo scudetto e non vincere le partite. Perché il bel gioco, e pensavo che Sarri ce l'avesse insegnato, non è col bel gioco che abbiamo vinto uno scudetto. Abbiamo vinto uno scudetto perché buttavamo a scimmia la palla da porta. Non so come spiegarlo. Con Sarri abbiamo fatto un punto in più di Spalletti e non abbiamo vinto un campionato. Anche perché con Sarri la competizione c'era ed era una competizione troppo grande perché quella Juventus era troppo forte. Poi fatevi tutti i vostri complotti, lo scudetto perso in albergo e tutte queste cazzate qua. Certo, con Garcia 13 gol subiti in 12 partite sono tanti, sono effettivamente tanti, sicuramente non da squadra degna dei primi 8 posti, secondo me, ma comunque la media di gol subiti è più bassa di quella di Spalletti, con Garcia 1,08, con Spalletti 1,09. E quindi mi spiegate come si può dire che il Napoli di Garcia è stato un disastro? Disastro, perché io non è che ero contento del Napoli di Garcia. Io non sono neanche contento dell'ultimo Napoli della scorsa stagione. Io non sono contento di aver perso 4-0 contro il Milan e di essere uscito in quel modo dalla Champions League. Io non sono contento. Io non ero contento quando da ormai vincitore andavamo a perdere 2-0 col Monza. Io non ero contento. E quindi come si è ottemperato al disastro di Garcia? Garcia che è stato fatto fuori semplicemente per il furore del popolo e perché De Laurentiis è in un delirio di onnipotenza, eh? Un po' come quando si cacciò a Ancelotti quando vincemmo 4-0 o 5-0 col Genk in Champions League. È un delirio, è letteralmente un delirio. Che poi la partita con l'Empoli, dove prendiamo gol da Kovalenko che fa chiaramente il gol della vita contro di noi, e dove Kvara Kvaratskhelia, il fenomeno, lo è un fenomeno, io non sto criticando Kvicha, ma Kvicha ha letteralmente questa stagione sulla coscienza almeno 9 punti. Il gol clamoroso sbagliato con l'Empoli, il gol clamoroso sbagliato col Milan, il gol clamoroso sbagliato contro la Juventus. Questi qui sono giocatori che l'anno scorso ci hanno fatto vincere un campionato. Kvicha e Victor Osimhen ci hanno letteralmente fatto vincere loro il campionato. Non so quanti gol assieme hanno fatto Kvicha e Victor Osimhen tra gol e assist. Penso una partecipazione al gol complessiva del 70%, tipo. Stavo dicendo, la partita dell'esonero di Garcia mi ha ricordato tantissimo la partita dell'anno scorso contro lo Spezia, dove vinciamo l'85esimo per un gol a zero contro lo Spezia. Un gol, possiamo dire, un po' a culo scassato, merito di Raspadori, ma il gol di Raspadori viene da Gaetano che piscia il pallone, gli passa in mezzo le gambe e Raspadori la butta dentro a fin di palo. Era quella la squadra di campioni? Era veramente quella? Io non voglio togliere nessun merito a Napoli di Spalletti, ne ho già parlato, ne parlerò in futuro forse, ma è davvero curioso come colui che è stato additato l'artefice del disastro abbia dei numeri migliori di colui che viene idolatrato a incredibile vate del calcio. Chiaramente parlando sempre dell'ultima parte della stagione, quelle famosissime 11 partite che fanno parte del calo importantissimo del Napoli. Perché, mi ripeto, quello è un calo che se avesse avuto delle concorrenti degne, io non sono sicuro che avremmo vinto lo scudetto l'anno fa.
E allora chi sarebbe stato il nostro salvatore? Chi sarebbe stato quel chiunque, anche Ezio Lino Capuano, che ci avrebbe salvato dalle grinfie di Rudy Garcia, che è brutto e cattivo, è antipatico Garcia, mamma, Garcia ha rotto lo spogliatoio! Interessante che la critica che Garcia abbia rotto lo spogliatoio venga fatta da quelli che lodano quello che Spalletti ha fatto con lo spogliatoio, no? Che lo ha reso unito e coeso, e sono gli stessi che all'annuncio di Spalletti al Napoli si preoccupavano proprio di questo. Spalletti rompe lo spogliatoio, Spalletti litiga con Totti, con Icardi, ha litigato con Insigne e perciò se n'è andato, e quindi rubiamoci l'auto a Spalletti, siete veramente incoerenti. Ho fatto anche rima, sono un rapper. Altro che chitarrista, io faccio rime che... Ah, mamma mia, che malattia, mamma mia. Dicevo, chi è il nostro salvatore? Walter Mazzarri. Non Walter Veltroni, non Walter Nudo, Capone non è mai stato nudo, anzi sì, Walter Mazzarri. Mi lascio dietro tutta la retorica della stampa, no? Mazzarri ride, Mazzarri ha fatto il corso simpatia. I giocatori ridono con Mazzarri, i giocatori si abbracciano, si baciano, vedrete che, altro che Garcia, vedrete che con Mazzarri il Napoli tornerà a essere quello di Spalletti, perché Mazzarri ha studiato. Mazzarri è stato esonerato al Cagliari, Torino, con l'Inter ha fatto schifo, al Watford non parlava inglese, perché Mazzarri non parla inglese. E tu nel 2023, nel 2018, non puoi permetterti di non parlare inglese. Così come non puoi permetterti di non conoscere i nomi dei tuoi calciatori. Ngonge lo ha chiamato 20 volte il ragazzo del Verona, ma stiamo scherziamo, non puoi chiamare Ngonge il ragazzo del Verona. Walter, porco Dio, ma te lo dico proprio, cioè... Il corso simpatia non ha funzionato. Lo studio, c'è molto da dire sullo studio, perché Walter, se hai veramente studiato, hai studiato una chiave, cofrata, e te lo dice uno che è stato baciato per 3 anni, quindi voglio dire 15 punti in 12 partite con Walterone. La media di 1.25 punti a partita, siamo fra le peggiori squadre nelle ultime 12 partite del campionato. Non solo, siamo il peggior attacco della Serie A. Nelle ultime 12 partite siamo il peggiore. Cioè pure il Verona e la Salernitana hanno fatto meglio. 9 gol in 12 partite, 0.75. Questa non me la ricordavo, sono sincero. Questa, cioè, la sto leggendo ora e sono meravigliato. 0.75 gol a partita. Ma ci rendiamo conto? Cioè, siamo passati da 2 gol a partita con Garcia a 0.75. È grave. È grave che la stampa abbia additato, e lo faccia tuttora, dando degli alibi a Mazzarri, quelli che ha sempre avuto Walter Mazzarri. Incredibile. 15 gol subiti in 12 partite. Non lontano da quanto ha fatto Spalletti. Peggio di quello fatto da Garcia. Questo era il salvatore del Napoli, secondo buona parte di voi che probabilmente stanno guardando questo video, e da parte della stampa competente. Oddio, presumibilmente competente, avvocato, voglio dire. Mazzarri, secondo me, è stato un disastro, veramente un disastro. Garcia è stato, non è l'allenatore giusto, Non è l'allenatore giusto, non fa per il Napoli, non mi convince, ma non è stato un disastro. Mazzarri è stato un disastro nelle scelte, nella paura di prendere una posizione, ma lui è stato messo lì perché è una testa di legno. Tutto parte da De Laurentiis, ovviamente, che nel suo delirio di onnipotenza, nell'ostinarsi a voler essere lui il burattinaio, mentre lui deve fare solamente il presidente, che sa fare anche bene, perché De Laurentiis lo ha fatto benissimo il presidente negli ultimi, quanti so, 19 anni, 20 anni, che cazzo ne so. Mazzarri è palesemente una testa di legno, e Mazzarri si è comportato da zerbino proprio per impersonificare al meglio la figura della testa di legno. Non andare a dire palle, Walter, che tu ami il 4-3-3. Non l'hai mai fatto, e non è vero che non avevi giocatori, è che tu non hai mai pensato di giocare col 4-3-3. E ti sei parato la palla, hai dovuto dire che hai studiato il Napoli di Spalletti. Ma quando, Walter? Ma quando? Anzi, è peggio, perché se l'hai studiato vuol dire che non sai studiare il calcio, e tu fai l'allenatore di professione. I suonaghi tari, faccio i video in coppa YouTube, ma tu no, tu sei pagato anche bene. Come l'hai studiato?
dove l'ha studiato il Napoli di Spalletti? Sono gagliano perché sono cazzato. Perché io me la prendo anche troppo per queste cose. Ah, quindi, per me questo era un esonero annunciato, un fallimento preannunciato. Un allenatore che non aveva più niente da chiedere al calcio, zero ambizioni, zero competenze, e il disastro adesso è quasi irreparabile. Per quelli di voi che ancora credono in un posto in Champions League, mi dispiace essere rude e realista, me sono fatto così. La Champions League è andata. Non è letteralmente più possibile arrivare in Champions League, sono troppe squadre sopra di noi e tutte quante vincono. Tutte quante giocano per vincere, noi no. Noi no, mi dispiace, noi purtroppo non abbiamo giocato per vincere. E i numeri lo dimostrano. Vabbè, il video finisce qua. Questa sera c'è il Barcellona, non so cosa aspettarmi da Calzona, altra rima. Cioè, vedete, io devo fare il trap, io faccio le rime. Questa sera c'è il Barcellona, non so cosa aspettarmi da Calzona, vada come vada, ci facciamo in mano in Coppa Fortuna. Arrivederci.